Buon lunedì, ben ritrovati su Radio R9, un nuovo appuntamento con la rubrica R9 Con a cura dell'agenzia giornalistica Logos, insieme a me Luigina Pezzoli. Questa mattina, per affrontare un tema molto importante che coinvolge spesso diverse famiglie, parliamo dell'Alzheimer, quando, più che altro quando la medicina non basta, perché sono tanti gli interventi psicosociali che insomma in qualche modo si devono applicare. E questa mattina ne parliamo insieme a Giuseppe Pelliccioni, responsabile dell'unità operativa neurologica INRCA, perché proprio nei giorni scorsi si è svolto un convegno al centro del quale c'era proprio questo tema qui. Buongiorno dottore. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Allora dottore, nei giorni scorsi dunque si è svolto un convegno dove appunto al centro c'era l'Alzheimer quando la medicina non basta. Che cosa significa? Sì, dunque giovedì scorso abbiamo tenuto questo convegno qui in auditorium dell'IRCA sugli interventi psicosociali nella demenza. Si sa che la demenza è una patologia degenerativa del sistema nervoso che si caratterizza per un disturbo delle funzioni cognitive, che si associano in pratica a disturbi psichici e comportamentali, normalmente porta a una riduzione dell'autonomia della vita. Allora, per affrontare in pratica in un qualche modo questo tipo di patologia sono state utilizzate delle strategie diverse. In primo luogo si sono utilizzati dei farmaci in pratica e si è visto che comunque negli anni questi farmaci che abbiamo a disposizione si sono dimostrati efficaci in pratica nel rallentare l'evoluzione e la progressione delle malattie, ma solo in una parte delle persone. E in realtà si è visto che altri interventi, che sono interventi non farmacologici, in questo senso si parla di interventi non farmacologici, di interventi psicosociali, si sono dimostrati utili. E che cosa sono questi interventi psicosociali? Sono dei trattamenti che consistono in una serie di interventi appunto non farmacologici che sono orientati in pratica alla stimolazione cognitiva, alla stimolazione sensoriale, al benessere psicologico per migliorare la qualità della vita e la riduzione dei disturbi del comportamento di questi pazienti. L'obiettivo in un qualche modo è quello di, diciamo così, potenziare le capacità di adattamento della persona alle conseguenze della patologia demenziale, ecco. Per cui in un qualche modo diciamo che è stato sottolineato che è necessario in qualche modo promuovere delle azioni da una parte per ridurre lo stress, perché si possono avere degli interventi psicosociali anche nei confronti dei caregiver, di coloro che sono i familiari di pazienti con demenza, cioè delle azioni per ridurre lo stress, dare sollievo in pratica ai familiari. E inoltre possono questi stessi interventi invece se si agisce in pratica sul paziente possono rallentare o limitare praticamente gli esiti invalidanti della malattia. E tra gli interventi psicosociali ce ne sono differenti che sono orientati a focus, a finalità che sono diverse, insomma. Soprattutto sono interventi orientati a migliorare la cognitività, cioè se da un lato abbiamo la possibilità di utilizzare dei farmaci per rallentare la progressione della malattia, abbiamo comunque la possibilità, diciamo così, di esercitare quello che è il residuo, l'aspetto cognitivo residuo per cercare di migliorarlo. E ci sono tutta una serie di approcci che sono stati già verificati in letteratura e che hanno dato dei buoni risultati. Ecco dottore, al centro del convegno dello scorso giovedì c'è stato anche il progetto IRCA My Mind, che è uno studio che ha coinvolto più di 300 persone over 65 proprio con l'obiettivo di sperimentare quello che un po' ci stava raccontando, giusto? Sì, esattamente. Questo è uno studio che ha coinvolto una serie notevole di persone, oltre 300 over 65 anni, e in qualche modo non erano chiaramente tutti pazienti con patologia di Alzheimer, erano pazienti che avevano dei disturbi iniziali di memoria. Molto spesso diciamo che ci sono delle fasi presintomatiche del disturbo, noi parliamo di una fase preclinica, la chiamiamo come mild cognitive impairment, cioè è uno stadio di transizione tra il normale invecchiamento e una forma invece di demenza. E poi ci sono anche per esempio delle forme negli anziani di disturbo soggettivo cognitivo, nel senso di coloro che dicono ma io effettivamente dimentico le cose, poi magari facendo i test hanno
hanno una relativa normalità di questo quadro cognitivo. Bene, se sono stati applicati essenzialmente alle forme più leggere, sia di forme molto leggere di demenza, iniziali demenza, che forme di mild, che forme isolate, in questi soggetti si è visto che effettivamente questo programma di allenamento, che includeva delle tecniche di allenamento della memoria e metodi per utilizzare la scrittura in modo efficace, anche con l'utilizzo per esempio di passatempi o di parole crociate, cose di questo genere, hanno effettivamente dato dei buoni risultati e un miglioramento in pratica nella capacità del ricordo. Questo ci ha avuto anche una larga eco sulla stampa italiana, insomma, ecco. Ed è effettivamente stato una ulteriore dimostrazione che questi interventi psicosociali in un qualche modo possono essere assolutamente utili, chiaramente associati magari anche alla terapia farmacologica per il rallentamento della progressione del disturbo cognitivo. Allora, dottore, per concludere, quale consiglio si sente di dare alle persone che in questo momento hanno al loro fianco proprio malati di Alzheimer? Beh, diciamo di rivolgersi in pratica di centri che sono preposti a questi trattamenti, i centri diurni in pratica, che sono dei centri che sono caratterizzati appunto da un lavoro fatto in equipe multidisciplinari, sono delle strutture assistenziali che sono in tutta la regione Marche, di rivolgersi ai loro centri diurni Alzheimer per eventualmente essere aiutati in questi possano essere attivati dei trattamenti di questo genere. Molto spesso sono dei trattamenti che comunque se appresi possono essere eseguiti anche al domicilio insieme col caregiver. Una delle cose più importanti, per esempio, uno dei trattamenti psicosociali e comportamentali, disturbi cognitivi anche per quanto riguarda il comportamento, per esempio, è l'esercizio fisico. L'esercizio fisico ha un ruolo proprio protettivo, per cui anche il fatto solamente di applicare del moto e di cercare di far muovere pazienti che hanno disturbi cognitivi, sia in fase iniziale sia anche in fase avanzata, si è visto che migliorano nettamente e riducono la necessità, per esempio, di farmaci che vengono ad essere utilizzati per disturbo comportamentale. Ecco, io direi che una cosa molto importante sarebbe quella di rivolgersi al proprio centro diurno, al proprio centro Alzheimer in qualche modo, e chiedere la possibilità di essere inseriti in gruppi di stimolazione cognitiva. Questi trattamenti sono oramai conosciuti e possono essere applicati, necessitano chiaramente di personale che sia competente in questo senso. Perfetto, dottore, io la ringrazio per essere stato con noi e dunque buon lavoro. Buon lavoro anche a lei, buongiorno, grazie. Termina dunque anche per oggi R9 con, insieme a me Luigina Pezzoli, ci ritroviamo domani, ore 11:15, Radio R9. Buona giornata a tutti.